Ciao, sono Marco e bentornati sul mio canale. Come vedete qua al mio fianco, oggi voglio fare la recensione del mio zaino portaattrezzi. Zaino portaattrezzi che mi accompagna ogni giorno ovunque io vada. Sia che vada a lavorare in cantiere oppure a casa di un privato, lo porto sempre con me. Un paio d'anni fa decisi di cambiare le mie cassette portaattrezzi. Ho sempre utilizzato cassette portaattrezzi in metallo, quindi erano sia scomodi per il trasporto che anche molto pesanti, quindi decisi di optare per uno zaino. O perlomeno di testare uno zaino. All'epoca esistevano soltanto tre modelli di zaini professionali, c'era questo della Stanley, uno dell'USAG o addirittura quello della Milwaukee, ma sparavano prezzi assurdi sopra le 130 euro, quindi decisi di testare quello che costava di meno. Questo, quello dello Stanley costava all'incirca 65 euro. Questo perché? Perché non sapevo se avevo avuto un'ottima idea, visto che di solito le cassette portaattrezzi le utilizziamo malissimo, proprio le lanciamo sul camion o in cantiere, le spostiamo così in maniera rozza, non sapevo se mi sarebbe durato. E in questo mi sono ricreduto, visto che è 2 anni che lo utilizzo, lo tratto malissimo e non ha segni di usura, veramente è indistruttibile. Niente, adesso vediamo come è costruito. E poi vi farò vedere all'interno come funziona e come vengono separati gli attrezzi. Lo zaino è costruito veramente in maniera robusta ed è anche impermeabile. Basta pensare che anche se piove lo lascio sul retro del camion e quando arrivo in officina al suo interno non trovo neanche una goccia d'acqua. Comunque la parte più resistente di tutta la costruzione è nella parte che troviamo qui sotto. Parte qui sotto che è completamente costruita in plastica. È praticamente, diciamo, è fatto tipo una conchiglia, è alta 3 centimetri. Come vi dicevo, come vedete, non si schiaccia, quindi questo serve sia per non far deformare lo zaino, ma anche per farlo trattare male quando arriviamo in cantiere, quindi possiamo appoggiarlo su qualsiasi tipo di terreno. Nella parte frontale troviamo una comodissima tasca elastica in rete, io di solito qui ripongo il metro. Poi, come vedete, ci sono degli anelli sia in tessuto che in metallo. Nella parte superiore troviamo una parte, come vedete, è imbottita, qui dove c'è la marca. Mi sono dimenticato di dirvi che il modello dello zaino si chiama Fat Max. Come vedete, questa è imbottita per proteggere una tasca che c'è nel retro. Tasca che è veramente, veramente profonda. Pensate che arriva fino a qui ed è profonda fino a qui. Io di solito questa tasca la utilizzo per il trasporto del materiale elettrico. Nel fianco invece troviamo altre due tasche. Queste tasche servono per inserire gli accessori che non ci stanno all'interno dello zaino. Come vedete, di solito io qui ripongo la bolla, poi è dotata di una comoda strip. Come vedete, la strip qua serve per chiaramente tenere gli accessori saldi allo zaino, quindi quando camminiamo non si spostano. Stessa cosa, chiaramente, come vedete. Anche dall'altra parte, in più qui in basso troviamo il posto dove inserire la tessera di riconoscimento, perché quando andiamo nei cantieri per legge dobbiamo, come si dice, lasciare a vista un tesserino con scritto il nome dell'azienda e il nostro nome. Parte posteriore che è veramente molto comoda, da qui chiaramente non lo potete vedere, ma è completamente imbottita, chiaramente questo serve per non sentire gli attrezzi quando trasportiamo lo zaino, in spalla. Ora lo apriamo e vediamo cosa c'è contenuto all'interno. Per aprire lo zaino troviamo due comodissime lampo, come vedete, al suo interno troviamo questa parte che è quella dove si mettono gli accessori, che poi vedremo. Lo zaino, come vedete, è molto capiente e troviamo altre due tasche. La prima tasca è qua in alto, che di solito io inserisco le viti che mi servono in cantiere, e in questa parte invece inserisco gli accessori più lunghi. Gli accessori che poi chiaramente innestando l'altra parte. Rimangono bloccati e quindi non si spostano durante il trasporto. Ora parliamo della borsetta porta utensili che c'è contenuta nello zaino. Idea molto carina e molto innovativa di Stanley, perché di regola invece gli zaini sono fatti a sezioni, quindi bisogna aprire lo zaino e, come si chiama, continuare a abbassare a sezioni che sono collegate allo zaino e non si possono asportare.
Invece Stanley ha pensato a questa borsetta, molto più comoda perché chiaramente rimane tutto in maniera più compatta, noi la estraiamo e quindi rimane più piccola la borsa e anche chiaramente più leggera, visto che metà zaino rimane separato. Partiamo con questo primo lato, diciamo, dove ci sono i reparti per i cacciaviti. Ci sono 15 reparti, si parte da quello più piccolo, come vedete, a scalare ad arrivare a uno più grande. Poi al suo interno ne troviamo un'altra che praticamente è identica. Nella parte del retro troviamo un tascone enorme dove di solito io metto la cassetta con dentro le viti. E poi dove ci sono delle tasche, diciamo, più grosse, dove si può mettere il martello, come vedete, la taglierina per il metallo e addirittura una rivettatrice che è enorme. Chiaramente qui troviamo delle altre tasche che sono 9, quindi dall'altra parte erano 15, qui sono 9, quindi sono tasche più grosse. Come vedete, riporre è semplicissimo. E siamo pronti per il trasporto. Siamo giunti al termine della recensione, è la recensione che mi è venuta in mente in settimana dopo aver visto uno zaino per uso hobbistico su AliExpress con un prezzo che si aggirava intorno alle 30 euro. Ho salvato il link, magari ve lo lascio qui in descrizione se qualcuno possa interessare, così adesso avete un'idea sia su uno zaino di uso professionale, ma potrete vedere anche quello che ho visto io su AliExpress. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale e di abilitare la campanella così rimanete aggiornati con i video del canale. Buona serata.